Takehiko Kozuka, allenato da Nobuo Sato, Kumiko Sato, mentre Jeremy Abbott è allenato da Yuko Sato. Lo vedremo sul concerto per chitarra di Michael Kamen. Bello rituale prima di entrare in pista. Non ci sarà invece, come abbiamo detto, l'altro giapponese Nobunari Oda, che ha disputato uno short program disastroso, non è entrato praticamente nulla. Sottoruotato, due piedi, è caduta. È rimasto come sospeso per un attimo in aria prima di cadere dal lato corto della balaustra. No, Axel semplice, doppio tolo. Adesso deve combattere se vuole ritirarsi su. Buono triplo loop, doppio toe loop, doppio loop non preciso l'ultimo. È chiaro che adesso si fa interessante anche in prospettiva Contesti, ma Kozuka aveva un consistente vantaggio nei confronti di Contesti, 84-20 contro 78-40 nello short. Nonostante questi due gravi errori, potrebbe non bastare all'azzurro per superare Kozuka. Tolub è molto forzato in tutto questa sera, non ha la confidenza con il ghiaccio, col suo corpo. E ricordiamo che ha esaurito le combinazioni, perché ha già fatto la combinazione a 3, la combinazione con l'axel semplice è questa, e quindi non avrà combinazioni col triplo triplo. Potrebbe bastare, perché si è giocato completamente un elemento di salto, per cui potrebbe anche bastare. Va per il secondo triplo axel e non entra neanche questo, anche con una step out grave. Buono triplo flip, stava per attaccarci la combinazione, poi sì, ci ha ripensato, mancava solo, sì. Triplo loop. Buono il Lutz, anche se non preciso il filo di partenza, non saprei definire, è quasi un flip. E sono molto belli i passi profondi, un buon utilizzo del corpo. Che peccato.
Takahiko Kozuka, ottavo all'Olimpiade di Vancouver, ma adesso le speranze di medaglia restano per il Giappone attaccate a Daisuke Takahashi. Presa diretta per andare a vedere Kozuka, il suo non è stato un programma brillante, costellato da errori, mentre sul ghiaccio già c'è Brian Joubert. Brian Joubert che dopo lo short program era in terza posizione con 87-70, appena un decimo dietro il canadese Patrick Chan, in non molto lontano, 1.60 da Daisuke Takahashi, e dunque in piena corsa per la medaglia d'oro. Kozuka, una serata, Paolo, non particolarmente felice. Peccato davvero, perché lui aveva fatto ieri pomeriggio il programma lungo perfetto in allenamento senza nessuna sbavatura, e qua invece ha fatto qualche errore di troppo e cavolo, vabbè, andrà dietro a Samuel. E questo dobbiamo vedere i punteggi prima, però molto probabilmente effettivamente ha sbagliato tanto. Ricordo che c'erano quasi 6 punti di distacco tra i due, in favore di Kozuka però. E Paolo Bacchini va a confermare, ottiene la conferma di quanto dice, perché Kozuka non solo va dietro Contesti ma anche dietro Van der Perre e Schultheis, e dunque va in sesta posizione. Dunque resiste in terza posizione Samuel Contesti, e dunque mal che vada chiuderà questo mondiale in settima posizione.